questi incontri possiamo prevedere anche la presenza, ovviamente lei se l'aspetta la domanda, di Alessandro Di Battista, ma anche il coinvolgimento di Davide Casaleggio? Guardi, Alessandro è un amico, con Davide ho un rapporto di stima. Tutti coloro che vorranno convenire su quei valori, perché noi partiamo dai valori, potranno farlo a patto che dimostrino coerenza, perché a me piacciono anche poco comportamenti velleitari e riconducibili, ad esempio, a quella canea volutamente, intenzionalmente demolitoria di cui molto spesso in passato alcune forze politiche si sono rese capaci. Noi dobbiamo censurare con grande severità, senza però degenerare in atteggiamenti violenti e aggressivi. C'è sempre una misura da rispettare. Questo, da questo punto di vista, è assolutamente condivisibile. Vi siete dati dei tempi? Guardi, l'importante è lavorare. Poi io sono convinto che il lavoro possa ulteriormente agglutinare, aggregare e smuovere attenzione e simpatie, perché se tu fai le cose bene bisogna domandarsi perché mai ti debbano osteggiare. Adesso ci attende il decreto semplificazioni. A nostro avviso, dal punto di vista antimafia, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'economia circolare, questo decreto è largamente insoddisfacente. Una volta che avremo il testo definitivo, perché sa, qua viene prima proposta una versione, poi nel testo sottoposto al CDM arriva un'altra versione ancora, bisogna lavorare sulle carte, questo l'ho imparato anche io. Quindi quando avremo il testo scritto, su quello studieremo e poi su quello agiremo. Un'ultima domanda rapidamente, so che non le piace dare numeri a casaccio, però da questo punto di vista c'è stata anche una conta, diciamo, interna a livello parlamentare di quante persone potrebbero far parte di questo gruppo? E se io l'avessi fatta, darei lei questi numeri. A me piace ricordare che ci sono tanti, soprattutto sui territori cosiddetti, perché essendo un movimento nato dal basso, quello che noi vorremmo rivitalizzare, a me interessa molto di più che ci siano persone, cittadini, attivisti disposti a combattere, presentando un esposto, piuttosto che parlamentari che magari costituiscono un gruppo e poi dal punto di vista della rappresentanza della società civile sono assolutamente assenti. Per cui noi vogliamo tornare ad essere forti. Chiaro, non mi dice il numero, va bene. Senta, un'ultimissima battuta, perché poi devo dare la linea ad Andrea Pancani. Oggi sui giornali viene riportato